sono passati quasi 2 mesi dal mio ultimo spettacolo. Quel giorno ho dovuto dire addio a Posy e Annega e ho restituito il mio medaglione. Mamoru, dove stiamo andando? Shh, stai zitta, altrimenti si spaventano. Opla. Vieni da questa parte. Non c'è niente. Forse qualcuno li ha portati via. La gente si stava dimenticando di Creamy perché ormai era molto tempo che non calcava più le scene. Io stavo passando le vacanze estive come una qualsiasi alunna delle scuole elementari. Sono qui. Nega! Posy! Non sono loro, anche se gli assomigliano. Già, hai ragione. Venite qui, non scappate e non vi faccio niente, visto? Io sono un'amica. Ho detto che non vi faccio niente. Tu cercali da quella parte. D'accordo. Ehi, eccoli qui. Acchiappali. Oh, venite qui, non vicini, su, da bravi. Forza, io non so, ma perché scappate? Dai, non vi faccio niente, su. Preparati al peggio. Oh! Eh? Guarda come sono carini, li posso tenere, vero? No, niente affatto. Perché no? Non voglio bestie sporche in casa. In effetti hanno bisogno di un bel bagno. Ma poi li potrò tenere. Non sono un granché, ma se ci tieni. Grazie, mamma. Si è ritirata, non è vero? È una registrazione. Sento il mio cuore che batte e forse lui impazzirà. Molto forte galoppa e lo fa perché tu sei qua. E ogni volta che vieni il mio cuore forte batterà. E lo fa perché sa quel che provo, amore. Sei per me, sì per me. Sei dolce e buono tu con me. Carino, bello ancor di più. Con te lo so io trovo. Lo so, nel mio cuore solo amor per te. Che mi porterà da te, lo sento. Sì, c'è, lo so, nel mio cuore solo amor per te. Che mi porterà da te, lo sento. Chissà se tornerà a cantare. Secondo me sì. Io sono sicura di no. Creamy non tornerà mai più a cantare, ve lo dico io. Oh! Ehi, hai deciso che nome darai ai gattini? Sì, certo. Uno Nora Posy e l'altro Nora Nega. Oh. Ehi, Nora Nega, vieni subito qui. Fermo. Cattivo. Ricordo ancora quando Jingle mi parlò del concerto a Hong Kong. Chi avrebbe immaginato quello che sarebbe accaduto? Un concerto per il primo anniversario del mio debutto. Sì, e finalmente ho ottenuto la sala che volevo. Quale sala? Alla Perla Orientale, a Hong Kong, un locale famoso per il suo panorama notturno. A Hong Kong? Ma come, non doveva essere allo stadio Elizabeth? Sì, ma ho cambiato programma. Questo posto è molto più adatto. Sarà il tuo debutto internazionale, Creamy. Questo concerto sarà la sintesi di un anno di lavoro e un nuovo passo avanti nella tua scalata al successo. Ma perché proprio all'estero? Beh, con un jumbo ci si arriva in 4 ore, non è così lontano. Comunque vi avverto che oggi sarà una giornata faticosa, soprattutto per te, Kidokoro. Stai cercando di spaventarmi? Di un po', quando sarà il concerto? Il primo luglio. Cosa? Ma manca meno di un mese! Infatti. Ma Jingle! Creamy, hai il passaporto? Se non ce l'hai, vai subito a Alza la carta d'identità. Creamy non potrà mai avere il passaporto. Siamo proprio nei guai. Cosa dice il medaglione? Aspetta, non ho ancora finito. Sono così curioso. Ci siamo. Proprio come temevo. Che cosa vuoi dire?
ascolta attentamente. Secondo i miei calcoli, l'anno che abbiamo concordato con Pino Pino scadrà alle 5.45 del mattino del 30 giugno. Ciò significa che il primo luglio non potrai usare i tuoi poteri magici. Per cui non potrai dare il concerto, sarai costretta ad annullarlo. È un vero peccato, ma non hai altra scelta. Il concerto si farà. Ma non puoi, sei pazzita. No, e visto che sarà l'ultimo, farò in modo che il pubblico sia entusiasta di me. Ti capisco, ma come farai senza i poteri magici? Chiederò di anticipare il concerto, così potrò ancora trasformarmi in Cream. E credi che Jingle Pentagramma sarà d'accordo? Io credo di no. Capisco. Se hai deciso così non posso farci niente. Ma una cosa è certa, Creamy non deve ritirarsi. Ma credevo che avessi capito. Sei molto stanca, Creamy, ed è giusto che tu ti riposi qualche mese. Comunque daremo lo stesso il concerto a Hong Kong il primo luglio come stabilito. Dopo potrai anche riposarti. Siamo intesi, Creamy, non è vero? Ma io... Di più non posso fare, mi dispiace. Non possiamo cancellare il concerto di Hong Kong, lo capisci? Vorrei chiederti una cosa, non sapevi niente dell'articolo apparso su quella rivista? No, Jingle. Beh, dovevi avvertirmi prima di prendere la decisione. Sì, mi dispiace. Beh, pazienza. Va a casa a riposarti ora. Aspetta che controllo. Vieni, via libera. Grazie, Kidoko. Non vuoi che ti chiami un taxi? No. Sicura di voler andare a piedi? Sì, non preoccuparti. Ciao. Che cosa? Hanno rapito Creamy. Oh. Pronto. Ma Creamy, sei tu? Sì, sì. D'accordo, vengo subito. La cosa più importante è che tu stia bene. Ma cosa vogliono i rapitori? Che cosa? Oh. Creamy, ora mi spiegherai tutto, spero. Su, venite. Scusateci se abbiamo usato un modo così barbaro per metterci in contatto con Creamy, ma purtroppo, con tutti quei giornalisti a caccia di notizie, non avevamo altra scelta. Non riesco a capire che cosa stia succedendo. Certo, ora le spiegherò. Tutto è cominciato quando il principe mi ha chiesto di predire il futuro a Creamy. E lei lo ha fatto? Naturalmente, e così ho visto che per il momento la fortuna le arrideva, ma non sono riuscita a vedere nulla del suo futuro, perciò ho dedotto che probabilmente un giorno Creamy avrebbe smesso di cantare. E così l'ha detto a qualcuno, non è vero? Si sbaglia. A dare la notizia alla stampa è stato un mio amico. Vorrei scusarmi ancora per la riunione del club dei fans e anche per quest'ultimo incidente. Non si preoccupi, in fondo non è successo niente di grave. Ma per quale ragione siete venuti qui? Grazie ai miei poteri ho sentito che Creamy si trovava in una situazione imbarazzante. La sacerdotessa mi ha avvertito e così siamo corsi qui ad aiutare Creamy. Anch'io ho intenzione di aiutare Creamy ora che sono un suo fan. Cosa? Lei è un fan di Creamy? Proprio così, lo sono diventato dopo quell'incidente. Mi rendo conto che passerà del tempo prima di poter riconquistare la vostra fiducia, ma aspetterò. Ha sistemato tutto per il concerto. Certo, si terrà il 29 giugno. Aspetti un attimo, come sarebbe a dire il 29 giugno? Ormai è fissato tutto per il primo luglio. Creamy voleva dare il concerto per l'anniversario del suo debutto, in giugno, qui in Giappone, non è vero? Noi dobbiamo soltanto aiutarla a realizzare questo desiderio. Guardi, non se ne parla nemmeno. Non si preoccupi, Pentagramma, pagheremo noi tutte le spese per disdire il concerto di Hong Kong. Ma che sala ha prenotato? Non avrà usato il suo potere politico per ottenere un locale già riservato ad altri. Se l'avesse fatto sarebbe disastroso per la reputazione della Parthenon Production. Le ho detto di non preoccuparsi. Abbiamo prenotato uno stadio che non è mai stato usato a questo scopo. E di che stadio si tratta? Dell'ippodromo centrale, Creamy. Signor Pentagramma, le assicuro che faremo di tutto perché questo concerto passi alla storia e Creamy possa congedarsi nel modo migliore. Se le cose stanno così, d'accordo. Per te va bene, Creamy? Sì, Jingle. L'ippodromo centrale. È stato proprio lì che ho ricevuto il medaglione magico. Da allora è cominciata l'avventura che mi ha condotta fino al prossimo fatidico giorno. Al giorno del concerto per il primo anniversario del debutto di Creamy. Al giorno del mio ultimo spettacolo. Chissà che cosa starà facendo Toshio in questo momento. Ci spariranno se a Toshio tornerà la memoria. Certo, io.
Toshiro gli aveva cancellato la memoria completamente. Se Toshiro può recuperarla, vuol dire che Pino Pino ha sbagliato qualcosa. Non è possibile. E allora come te la spieghi, una cosa del genere? Belle pretese, cosa vuoi che le sappia? Allora sta zitta e non darti delle arie. Basta litigare voi due. Toshiro non ha ancora riacquistato la memoria, quindi non c'è pericolo. E poi mancano pochi giorni al concerto, andrà tutto bene. È vero, ma se qualcosa avesse storto... Nega! I giorni dei preparativi si susseguivano velocemente e io cercavo di evitare Toshio il più possibile. Infine... E così domani è il grande giorno. A quest'ora sarete già... Ti prego, finito. Fa che sia bello domani. Non preoccuparti per il concerto di stasera. Smetterà di piovere nelle prime ore del pomeriggio. Meno male, di te mi fido, hai sempre azzeccato. Io? Oh. Scusa, ma sono un po' di fretta, sai, devo finire i compiti. Ci vediamo stasera dopo il concerto, ciao! Io! Devo esserle proprio antipatico. In questi giorni è un po' strana. Anzi, molto strana. Sembra che le interessi solo il concerto di stasera. Il concerto, hai detto? Il concerto di Krimi? È strano, vero? Toshio! Attento! Che grazia da elefante! Canestro! Canestro! Oh, con precisione, non so che cosa sia successo quel giorno, ma credo che... Su, continua. Ecco, come posso dire? Ma insomma, sputa il rospo. Vedi, Toshio, io credevo che ti fossi preso una cotta per Krimi. Infatti è così. Ma ora sono convinto che tu voglia molto più bene a Yu. Questo lo dici tu, io però sono un po' confuso. Ascoltami, Toshio, Yu è un angelo e tu devi fare di tutto per renderla felice, hai capito? Krimi non è che un volto che vedi alla televisione. Già. Hai ragione, non ho nessuna speranza. Forza, ragazzi, sì, sono seguiti! Che razza di canottiera ti sei messa oggi? Come sai, a volte mi sembri più fanatica di Toshio. Certo che se non avesse piovuto ci sarebbe stata molta più gente. Ecco, questo è per lei, signorina. Yu ha detto che secondo lei smetterà in tempo. Questo è il mirtillo. Sì, Yu è sempre ottimista. A proposito, dov'è? Papà! E loro vorrebbero delle crepe. Oh, guarda, c'è il nonno. È da tanto che non veniva a trovarci. Che bella sorpresa. Come state? Bene, grazie. Ah, sei qui! Finalmente ti ho trovata! Hai visto Toshio? Mi ha detto che non veniva. Ma c'è il concerto di Krimi stasera. Ha detto che restava a casa a meditare. Dove vai, Yu? Ti piacciono i giocattoli, vero, Toshio? Su, vieni. Il concerto comincerà fra poco. Ci tenevi tanto a vederlo. No, no, io non ci vengo. Che stupido sono stato. Midori ha perfettamente ragione. Non mi ero mai reso conto che fosse così bello averti accanto. Ma ora, anche se forse è troppo tardi, ho deciso di smetterla con la mia stupida cotta per Krimi. Ma che cosa dici? Tu devi venire al concerto, capito? Grazie, Yu, ma è inutile. Come è inutile? Toshio! Mamoru non ti chiederà di essere come Krimi, è lui la persona che fa basta, per basta, basta, Toshio! Vuoi farmi piangere? Yu... Sei proprio uno zuccone, come fai a non capire? L'unico a cui voglio bene... L'unico a cui voglio bene sei soltanto tu, testone! Salve, Toshio! Ma dov'è Yu? Come mai non è venuta con te? Fa compagnia ai suoi parenti. Ma allora è proprio una mania la sua. Su, non ricordi al Festival Canoro NPB? Io e te eravamo andati a vedere Krimi e Yu non c'era neanche quella volta. Devo far presto. Guai in vista, Posi!
Che guai! L'arca della stella piumata si avvicina! Cosa? Ma non è un po' troppo presto? Toshio sta per riacquistare la memoria! Non so se riapparirà prima l'arca o la memoria di Toshio! Che guaio! Che cosa possiamo fare? Può darsi che non riesca a finire lo spettacolo, ma canterò finché mi sarà possibile. Forse sarà l'ultima volta che mi trasformo. Coraggio, Yu! Incantesimo! Pampolo, pimpolo, parim, pam, pum! Pimpolo, pampolo, parim, pam, pum! Sono pronta a cantare al mio pubblico per l'ultima volta. No. Dopo questo concerto dovremmo tornare sulla stella piumata, lo sai, vero? Già, ma non ne ho voglia. Mi dispiace dover lasciare Yu e poi qui mi diverto. Non potremmo ritardare l'arrivo di Pino Pino. Non potresti fare uno sforzo e lasciarla cantare fino alla fine? Mi senti, Pino Pino? Sì, così carino da arrivare in ritardo. Aspetta ancora un po', aspetta! Fatto a cambiarsi. Non lo so. Le favole sì, sono adatte a me, non so se sono adatte a me. Sono un po' cresciuta io. Non è possibile. Dove vai, Toshio? Sono grande ormai, lo sai. Le favole non mi dan più, perché nella vita c'è di più. C'è qualcuno! C'è qualcuno qui! Ehi, tu, qualcosa non va? Lei è della parte non production? Sì.
E potrebbe rintracciare qualcuno con l'altoparlante. Rintracciare qualcuno? Sì, devo trovare Yumori Saba della scuola elementare Serremi. È importante. Stai scherzando, spero. È impossibile rintracciare qualcuno in questo pandemonio. Sarebbe inutile, nessuno ci sentirebbe. E come se non bastasse, sta piovendo a dirotto. Sfortuna, chi avrebbe previsto un simile acquazzone alla fine di giugno? Oh. Addio riflettore. Cosa? Se mi guardo vedo che un tipo semplice c'è in me e mi domando se non c'è chi già m'abbia visto così. Dopo questa canzone dovrebbe essercene solo un'altra in programma, senza contare i bis, naturalmente. Forse riusciremo a farcela fino alla fine. Perché rischiare? Terminiamo con questa canzone, è meglio interrompere. Ah! Jingle! Ohia! Non ti rendi conto di quel che sta succedendo? Certo, come no, sta piovendo! Stupido! Perché non guardi meglio? Nonostante la pioggia non se n'è andato nessuno. Sì, Due Note ha ragione, sarebbe assurdo interrompere adesso. Faranno ciò che io vorrò. Creamy, ma chi sei in realtà? Ed ora la mia ultima canzone. Arriva! Oh. Che diavolo sta succedendo qui? Non è possibile! Pino Pino, ti prego, lasciami cantare l'ultima canzone! Prego, lasciami finire almeno l'ultima canzone. È ora di tornare a casa. Non puoi aspettare un po'? Mi dispiace. Ma non ti sembra di esagerare? Che cosa ti costa lasciarla finire? Nega! Ancora 5 minuti, per favore. No, il ragazzo ha riacquistato la memoria. Ma sono solo 5 minuti, non puoi essere un po' più flessibile? Ma sei uno zuccone, se tu non aspetti io non torno a casa. Calma, 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 per favore, Creamy tornerà fra pochi istanti. Calma, signori, non perdiamo la testa. Ti prego, Pino Pino, sii gentile e lasciami cantare l'ultima canzone e poi il concerto sarà finito. Non voglio tornare ad essere Yumori Saba se prima non mi fai cantare quella canzone. Pino Pino!
amici, vorrei cantarvi la mia ultima canzone. Sarà la mia canzone d'addio. Spero che vi piaccia. È la canzone del mio debutto. Dimmi che mi ami teneramente. Cosa? Oh, presto, ragazzi, spegnete tutto, spegnete! Nel mondo spesso non c'è chi sorriderà. Crimi e Iune, sono sicuro adesso. È così per chi non ha. Pino non è così stupido come sei. Che cos'hai? Ti rendi conto che dopo questa canzone dovremmo dire addio a Yu? Per favore, Posy, smettila di piangere, altrimenti farai piangere anche me. Possibile che tu non capisca? Il fatto di dire addio a Yu significa che torneremo sulla stella piumata. Dovresti essere felice invece di piangere. Sorridi, fa come me, sorridi. Ti prego, non fare così. Ma non vedi, sto ridendo. È stato meraviglioso conoscerti, aspetta che ti asciugo. Vorrei ringraziare tutto il pubblico venuto qui stasera e tutto lo staff tecnico per avermi aiutata e incoraggiata. Mi spiace, ma ora devo dirvi addio. Crimi, ti prego, non farlo, non puoi farlo. Grazie, grazie di cuore. Posso solo dirvi grazie. Non riesco a trovare altre parole per dimostrarvi il mio affetto e la mia gratitudine. Grazie di cuore a voi tutti. E addio. Spesso sai chi lo cerca non sa che c'è. Grande amore intorno a sé e non lo vede, ahimè. Io lo so che l'amore per me è già qua, ma forse lui non sa. Il concerto è finito, ora sono pronta. Sì, due note, è incredibile. Non riesco a capire come Crimi sia potuta sparire così. Crimi. Toshio! Yu! Ma tu sei Crimi. Yu e basta. Eccola là! Sì, la vedo. Posy e Nega sono tornati a casa. Ma tu ora sei qui con me. Toshio!
Arrivo! I signori passeggeri che stiamo atterrando all'aeroporto di Tokyo. I signori passeggeri sono pregati di allacciare le cinture. I signori passeggeri in partenza per New York con il volo TVA 357 delle ore 18:10 sono pregati di recarsi all'uscita 7. I signori passeggeri in partenza per New York con il volo TVA 357 sono pregati di recarsi all'uscita 7. Ehi, sono qui, Jingle! Bentornato a casa, com'è andata Los Angeles? Bene, come sta Kido Koro? Oh, come al solito. Come al solito. Ho una notizia per voi due. Kido Koro sarà di nuovo il tuo agente. Cosa? Abbiamo un grosso progetto per il futuro. Oh. E non puoi dirmi di che progetto si tratta? Jingle! Ciao! Il progetto C è già in fase di preparazione. Pensi che funzionerà? Non so, prima di poterlo dire vorrei discuterne con te. D'accordo. Jingle, non puoi spiegarmi di che si tratta? Me lo faresti un piacere? Dimmi. Accompagnala a casa tu, per favore. Jingle! Ma che cafone! Piacere di conoscerti. Io mi chiamo Marta Ayakawa. Jingle è stato molto gentile con me a Los Angeles. L'hai conosciuto laggiù? Vieni presto! Ciao! Spiritoso! Nuotare con noi? Forse non vuole disturbarci. Disturbarci? E perché? Beh, mi sembra ovvio. Voglio dire, tu ed io adesso siamo... Sì, insomma, siamo ragazzo e ragazza. Oh, no, no, non dire così, ti prego, Toshio, mi fai arrossire. Bene, spero che questa canzone vi sia piaciuta. Era cantata da Creamy, che a quanto pare sta per tornare in Giappone. Infatti, stando ad alcune voci, ora la cantante si troverebbe in America per seguire un corso di danza. Questo Toshio, senti cosa dice la radio! C'è le onde corte, le onde medie, ma nelle onde dell'acqua non va. Oh no! Toshio, non sto scherzando, l'ho sentito alla radio. Creamy sta studiando danza in America. E correrebbero voci di un suo prossimo rientro. Mm-hmm, proprio così. E sono soltanto voci. È strano. Che c'è di strano? Pensavo che avresti fatto i salti di gioia sentendo la notizia, invece sembri quasi arrabbiato. Vedi, Midori, è perché? È perché sai che è impossibile. Non è impossibile, succede spesso che i cantanti che si ritirano tornino a calcare le scene. Forse hai ragione, ultimamente trasmettono molte sue canzoni. Presto in vendita nei migliori negozi il video Il ritorno di Creamy. Questo vuol dire che fra poco tornerà in Giappone. Oh. Ehi, Toshio, Yu, che cosa fate? Altrimenti dovrò dirle di nuovo addio.
Come vorrei che fossero qui? Probabilmente Nega mi direbbe di non preoccuparmi e Pase mi darebbe qualche buon consiglio. Era saggia. Ah, ti ho preso! Torniamo a casa! A quanto pare la povera Yu nei guai. Oh no, di nuovo! Mi raccomando, Pino Pino ha detto di non immischiarci! Però possiamo sempre tenerla d'occhio. Cosa? Non faremo niente, ci limiteremo a seguirla da lontano. Beh, d'accordo. Dopotutto siamo in vacanza, non ti pare? Hey, Yu! Ciao, Yu! Toshio, guarda! Cosa? Non li ho messi io, ci sono entrati da soli! Ehi, hey, sembra quasi che Posi e Nega siano tornati fra di noi. Oh? Oh? Ma non può essere! Anche Creamy! Sì, no, buongiorno, Non posso dire con i nomi di sicurezza. Ah, questo non posso dirtelo. Non abbiamo ancora discusso i particolari. L'unica cosa sicura è che i preparativi per il progetto C sono cominciati subito dopo il ritorno di Jingle da Los Angeles. Può darsi che una volta in America il presidente si sia messo in contatto con Creamy e che le abbia parlato del famoso progetto. Avanti! Dov'è Jingle? È alla NPB. Sarà di ritorno verso le 3. Oh. Vuoi un po' di patatine? No, grazie. Marta Yakawa è la ragazza misteriosa venuta da Los Angeles con il signor Pentagramma. Che coincidenza. Lui dice di aver incontrato Creamy proprio in quella città. Dobbiamo scoprire se è vero. Yep. Già, ma come? Le cose si complicano. Il signor Pentagramma ha mentito. Speriamo sia l'unica ragione. Volete parlare anche voi con mio marito? Perché? È venuto qualcun altro a cercarlo? Sì, quella cantante, Due Note Ayase. Due Note? Potete trovarla in quel caffè, in cima alla collina. Andiamo. Ehi, voi due, aspettate un attimo! Che fretta avete! Le mie crepes non sono ancora pronte! Perché non resti qui a darmi una mano? Avrai le crepe gratis! Venduto! Due Note, ti assicuro che Creamy è già tornata in Giappone. L'informazione è attendibile, l'ho avuta da diverse fonti. È vero che si trovava a Los Angeles per seguire un corso di danza? Certo, abbiamo controllato presso una scuola e il suo nome risulta nella lista degli iscritti. Jingle, è tutta opera sua. Aveva detto che Creamy era sparita nel nulla e io gli avevo creduto. E invece aveva già in mente di preparare il suo ritorno. Come ha potuto mentirmi così? Non lo perdonerà mai. Oh! Salve, che ci fate qui? E sapete, ho una buona notizia da darvi. Le voci sul conto di Creamy sono vere. Sembra che sia già rientrata in Giappone dopo aver seguito un corso di danza in America. Sorpresa! Ma non è possibile. Come, non siete contenti? Per niente. Perché non si decidono a lasciarla in pace? In fondo ne ha tutti i diritti. Non credi? Creamy se n'è andata per sempre la notte del suo ultimo concerto all'Ippodromo Centrale. Non tornerà mai più. Perché continuare a cercarla? Lei vive nel nostro ricordo, nelle sue canzoni. E questo è più che sufficiente. Tutti coloro che l'hanno amata e che l'amano la ricorderanno com'era quella sera. Forse non mi sono espresso bene, ma preferirei che non tornasse più a cantare. Alla mia destra hanno ragione. E io sono a sinistra. È vero. Beh, allora forse potremo aiutarci l'un l'altro. Cosa? Se non sbaglio, nessuno di noi vuole che Creamy ritorni. Purtroppo
Purtroppo non immaginavamo che le cose si fossero spinte troppo in là per porvi rimedio. Yu, è per te? Ciao, Toshio. Guai in vista, accendi subito la TV. Sì, Creamy farà il suo grande rientro come protagonista di un film di produzione nippo-americana. Di che genere di film si tratta? Per il momento posso solo anticiparle che sarà un film di fantascienza. Inoltre, la prossima settimana abbiamo in programma un grande concerto per festeggiare il suo ritorno. Creamy darà il meglio di sé. Sarà l'evento dell'anno, glielo assicuro. E io lo aspetto con ansia. Abbiamo trasmesso tutto cinema. L'appuntamento è per la prossima settimana. Forse un giorno, sai, tu mi lascerai. Non può fare proprio niente. A lei non diranno di no. Mi spiace, ma non sarà un concerto come tutti gli altri. Purtroppo in questo caso i biglietti non sono stati messi in vendita. L'ingresso sarà riservato agli invitati, per lo più personalità del mondo del cinema e della musica. Nessun altro potrà assistere allo spettacolo. Non può fare niente per noi. La prego, signor Kidokoro. Mi spiace, ragazzi, ma è impossibile. Sarebbe diverso se facessi parte della squadra del progetto C, ma purtroppo non è così. Anzi, vorrei proprio sapere perché mi hanno escluso dal progetto. Oh. Ma dove è andato? Oh. Per me è un trucco. Qualcuno cerca di spacciarsi per Creamy. Sì, è quello che penso anch'io, però... Però cosa? Potrebbe anche esserci un'altra Creamy oltre a me. Ma no, non è possibile. Toshio, ti ho già detto perché Pino Pino mi ha dato il medaglione, e non è vero? Sì, perché avevi visto la stella piumata. Proprio così. Quindi anche tu avresti potuto ricevere il medaglione. Stai forse cercando di dire che sono io l'impostore? Ma cosa vai a pensare, stupidino? Non è questo che volevo dire. Mi stavo chiedendo se durante il mio ultimo concerto, quando è arrivato Pino Pino, qualcuno non abbia visto l'arca della stella piumata. Perché se è andata così, questa persona deve aver ricevuto da Pino Pino sia il medaglione che i poteri magici, proprio come era successo a me. E può trasformarsi nella seconda Creamy? Tu sospetti di quella ragazza, vero? No, non lo so ancora. Tu cosa ne dici, Nega? No, mi sembra strano. Non credo che Pino Pino abbia fatto una cosa simile. Sì, te lo ripeto se vuoi. Marta Ayakawa, 11 anni, figlia di un diplomatico, vive in America da quando aveva 5 anni. Attualmente è qui in vacanza. Ah, sì, va bene, ho capito. Ma quello che vorrei sapere è perché è venuta in Giappone con Jingle. Forse ha un debole per le ragazzine. Cosa vuoi insinuare? Attenta, guarda la strada, per favore. Secondo me Marta ha a che fare con il ritorno di Creamy, Kidokoro. E prima o poi riuscirò a scoprire la verità. C'è un'auto che ci segue. È due note. Ah, temo che si siano accorti. Non mi sfuggirà. Ah,
ancora a letto. Se continui così mi verrà un infarto al mio corpo. Prega piuttosto che non venga a me. Guarda davanti. Aiuto. Frena. Bambina mia. Aiuto. Sono spariti. Mamma mia. La patente, prego. Eccoli finalmente. Ciao, Yu. Non mi aspettavo di vederti qui. Vi ho cercato dappertutto. Vorrei parlare un attimo con lei, se possibile. Con Martha? D'accordo. Bang! Bang! Scusa, non mi ricordo il tuo nome. Io mi chiamo Yu, Yu Morisawa. Tu invece Martha, vero? Sì, piacere. Sono contenta. Perché? Perché ho fatto un'altra amicizia. Ho conosciuto molta gente da quando sono arrivata. Cosa? Vorresti dire che non vivi qui? Ci siamo trasferiti in America 6 anni fa perché mio padre è un diplomatico. Non ti ricorderai niente del Giappone. Beh, ogni tanto venivo a trovare i miei parenti, ma questa è la prima volta che rimango qui così a lungo. E pensa, l'ultima cosa che ho visto del Giappone è stato il concerto di Crimi. Quello dell'ippodromo centrale. Anche a te piace Crimi? Sì, direi di sì. Senti, vorrei chiederti una cosa. Al concerto di Crimi non ti è capitato? Finalmente vi ho trovate. Jingle ha detto che è ora di rientrare. Arrivo. Spero di rivederti presto, Yu. Ciao. Senti, per caso hai visto anche tu la nave volante al concerto di Crimi? La nave volante? Ma perché avrei dovuto vederla, eh? Già, perché? Ehi, ti senti poco bene? No, sono giù di morale. E perché hai parlato con Yu? Vedi, Jingle, mi sto chiedendo se quello che stiamo facendo non sia del tutto sbagliato. Che cosa ti prende, Martha? Prima non la pensavi così. No, certo, ma ora è diverso. Cosa ti ha detto Yu di tanto speciale? Niente. Ma allora non capisco. Vedi, Jingle, Yu è una ragazza eccezionale. È difficile trovare una persona così sincera. Quando ho dovuto recitare la commedia davanti a lei, mi sono resa conto della mia doppiezza e mi sono vergognata di me stessa. Mi sono sentita in colpa. Ah, sei troppo sensibile. Eppure dovresti esserci abituata. Come figlia di un diplomatico dovrebbe essere normale per te interpretare una parte prestabilita. Non devi vergognarti. Oh. Sai cosa ti dico, Jingle? Non ci tengo affatto ad essere la figlia di un diplomatico. Ah, signor Pentagramma, ha visto Yu? Sì, era agli studi. Oh, allora non la troviamo più. Ma dove ha la testa quella ragazza? Ha un sacco di compiti da fare. Forza, andiamo. Dobbiamo trovarla e portarla subito a casa. Altrimenti sua madre se la prenderà con me. Ha dei veri amici. Mi fa quasi invidia. Bang! Sono passati molti giorni e io non sono più riuscita a parlare con Martha. Stasera alle 6 si terrà l'attesissimo concerto per il ritorno di Crimi. E io non so ancora chi si presenterà al mio posto sul palco. Partenza! Yu! Aspetta, non hai studiato la lezione, torna subito qui! Wow! Evviva!
giù? È molto strano. Ho fatto di tutto per ottenere quell'invito. E non è riuscito. No, non c'è stato niente da fare. Forse non ha insistito. Ma come no? È da una settimana che vado tutti i giorni alla Parthenon Production e li supplico di darmi un invito per il concerto di Creamy. E poi non dimenticare che è nel mio interesse assistere a quello spettacolo. Dobbiamo rinunciare. Due note, neanche tu sei stata invitata. No, e nemmeno Kid Okoro. È strano. È quello che dico anch'io. Nessuno verrà ammesso al concerto, tranne gli invitati e gli addetti all'organizzazione. Noi siamo tagliati fuori. Ma non è possibile, qui c'è sotto qualcosa. Sono d'accordo con te. Vorrei fare il triscol gelato. Forse c'è un modo per entrare. Ma ho paura che così finiremo per compromettere il concerto. Non chiedo di meglio. Ehi, ehi, un momento, gente, è questo che state cercando di fare? E perché no? Allora scusate, ma io non ci sto. Oh? Non può rifiutarsi, anche lei è coinvolto. Oh, Jingle, mi hanno teso una trappola, devo fare come dicono loro, non è colpa mia. Joe, qual era la sua idea? Ho pensato che non siamo gli unici a cui interessi quel concerto, ci sono anche tutti i fans di Cream. Adesso vi spiego il mio piano. Non sei convinta, vero? No. Ascolta, non mi interessa se qualcuno si è messo in testa di essere la seconda Creamy. La cosa che non mi va giù è che voglia spacciarsi per Creamy. Non è giusto, non trovi? Hai ragione, Toshio. Non mi sembra una buona idea. Già, però non possiamo intervenire, ricordatelo. Ma nega! E poi, non sei curiosa di vedere questa nuova Creamy? Sì, certo, mi chiedo chi possa essere. Anch'io. Bene, siete pronti? All'attacco! Sì, signora! Pronto, sono io, papà. Mi fai un piacere? Va subito alla sala concerti Asia, per favore. E prendi il camioncino, sai, forse dovrei fare un po' di pubblicità. Pronto? Salve, lei si considera ancora il capo dei fans di Creamy? Bene, allora ci vediamo alle 6 alla sala dei concerti Asia. Ah, dunque, vediamo un po', devo trovare un telefono. Parlo con il club amici di Creamy? Sì, lo so che l'associazione si sta sciogliendo, ma volevo avvertirti che stasera alle 6 in punto. Su, sbrigatevi, per favore. Ryoko? Eh sì, sono io, Due Note. La tua trasmissione va in onda alla radio alle 4, vero? Potresti fare un comunicato per me? Sì, ti ringrazio, sei un'amica. Guarda! Mi spiace, signori, non sono autorizzato a lasciarvi entrare senza invito. Ho visto che c'è una fila immensa di persone che vogliono entrare. Che si fa? Non so, non abbiamo pubblicizzato il concerto, eppure c'è una marea di gente. Continuano ad arrivare fans, non riusciamo più a trattenerli. Questa sera alle ore 18 nella sala concerti Asia si terrà il grande concerto per l'atteso ritorno di Creamy. Non perdetelo, signori, sarà l'evento dell'anno. Ci penserà Joe a sferrare il colpo finale. Correte presto, la sala Asia è in fiamme. Mi scusi, devo farne un'altra. Polizia? No, 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 non importa chi è al telefono. Alla sala Asia ci sono i maggiori boss della criminalità organizzata. Fate presto, mi raccomando. Largo, fateci passare. Sei sicura che si entri di qui? Certo, andiamo. Missione compiuta. Avanti, fateci passare!
Io vengo dal ristorante. Chi ha ordinato un pranzo? Che sta succedendo? Sono le 6. È ora di entrare. Insomma, lei è un poliziotto, mi dia una mano, faccia qualcosa! Non ci penso nemmeno, e sa perché sono un fan di crimi! Non è possibile! Che cosa ci fate qui? Oh. Per il momento il pubblico è tranquillamente seduto al suo posto. Ma cosa succederà quando scoprirà che Creamy non c'è? Bravi! Avete fatto proprio un bel lavoro! È tutta colpa tua, Jingle! Hai annunciato il ritorno di Creamy e non era vero! Il tuo progetto C è fallito! Ti sbagli, cara. Lo scopo del progetto C era quello di ricordare a tutti l'esistenza di Creamy e quindi ha funzionato benissimo! Cosa dici? Vedete, l'idea mi è venuta quando ho incontrato Martha a Los Angeles. No, per essere esatti, il giorno del concerto di Creamy. Un bambino accanto a me mi disse che nel cielo stava volando una nave. Una nave! Mamma, guarda, c'è una nave lassù, enorme, guarda! Pensai che il bambino stesse scherzando. Probabilmente tutte quelle luci misteriose e l'improvvisa scomparsa di Creamy dal palcoscenico dovevano essere trucchi studiati dalla regia. Invece, come sapete, la regia non c'entrava per niente. Creamy era semplicemente sparita nel nulla. Quando Jingle mi disse la verità a Los Angeles, mi venne in mente quanto aveva detto il bambino. Forse la nave volante c'era davvero e volli saperne di più. E cosa c'entra questa storia con tutto il resto? Vedi, volevo scoprire la verità. Volevo sapere se quella nave c'era sul serio e così ho organizzato tutto con Jingle. Hai pensato che così Creamy sarebbe ricomparsa? E forse con lei la misteriosa nave volante, non è così? Sì. Ho iscritto io Creamy alla scuola di danza perché la storia fosse credibile e poi ho sparso la voce del suo ritorno. Incredibile! Avreste fatto tutto questo per una nave volante? No, di certo. Ho pensato che se il piano avesse funzionato, il mondo sarebbe di nuovo impazzito per Creamy. Ho parlato della mia idea a Jingle e lui ha accettato di aiutarmi. Martha aveva ragione, i dischi sono andati a ruba. Adesso ho capito! Incredibile! Smettetela! Smettetela di parlare di affari. Se quel bimbo ha detto di aver visto una nave, vuol dire che per lui era vero. Che cosa volete ancora? Non vi basta aver ingannato tanta gente? Avete pensato a come rimarranno delusi i fans di Creamy? E anch'io sono deluso perché pensavo che Martha fosse come you. È come se non bastasse, mi piaceva un sacco, accidenti! Non la credevo capace di una cosa simile. La cosa più importante ora è tenere calmo il pubblico. Che cosa facciamo, Jingle? Hai ragione! Kido Koro! Sì? Solo tu puoi salvarci. Va subito a metterti il costume di Creamy. Il costume di... Ma sei impazzito, Jingle! Certo che no! Fa come ti ho detto! Toshio, ma dove sono andati Nora Posi e Nora Negra? Oh, mamma! Oh. Mammina mia! Sognando le cose belle.
c'è dubbio, è lei! Saprà che tu hai usato questo trucco senza il suo permesso. Sì, lo so, ma non mi importa niente se si arrabbia. Ah, allora non importa nemmeno a me. Arrivederci, Jingle. Io? Grazie di tutto. Ciao. Marta! Midori, ti volevo dirti che sei un ragazzo eccezionale. Ciao! Il prossimo anno tornerò in Giappone con i miei genitori e spero di rivedervi tutti! Ciao! Marta! Ma Marta! Arrivederci, Marta! Ti riaccompagno a casa. Vorrei sapere perché mi hai tenuta all'oscuro di tutto. Perché tu ti saresti sicuramente opposta. Sì, infatti. Beh, non mi posso lamentare. E poi mi rimane sempre il film di fantascienza, quello di cui ti avevo parlato, ricordi? Quello che avrà come protagonista Creamy. No, tu sarai la protagonista. Dici davvero? Sai, è un vero peccato che io sia ancora arrabbiata con te. Aio! Il passaggio me lo darai la prossima volta. Che dolore! Ferma! Aspetta, due note! Devo dirti una cosa importante! Ciao, Midori! Adesso possiamo anche tornarcene a casa, Posy. Certo, Nika! Ma che diavolo fanno i tuoi gatti? Oh, sono stati qui. Cosa? Posy e Mega sono stati qui.